Grazie Presidente, grazie per la parola. Allora, in riferimento a questa mozione, in riferimento anche alla notizia che ieri è circolata in mezzo stampa, diciamo, come ha detto appunto il consigliere Pelonzi, dobbiamo oggi affermare che quella notizia è una notizia bufala, una vera e propria fake news. Questo detto anche da giornalisti chiaramente che fanno questo lavoro con coscienza e con consapevolezza. Ricordiamo che il commiato è diciamo il pagamento del commiato, che poi è semplicemente un allestimento di una sala, avviene in quasi tutti i comuni d'Italia, anche a Torino e nelle altre grandi città. Perciò non parliamo di un qualcosa che prima non si faceva e che adesso si fa. Si faceva anche in passato. Perciò Ama chiaramente faceva pagare al proprio caro un costo per l'allestimento della sala prima di salutare il proprio caro. Prima aveva un costo di 200 euro, oggi ha un costo di 202 euro, chiaramente per l'inflazione, perciò parliamo di un aumento veramente irrisorio, ma di una tassa, di un costo chiaramente che viene addebitato per quelle persone che vogliono usufruire di un servizio chiaramente aggiuntivo. Perciò chiaramente non è un costo obbligatorio da affrontare, ma è un costo chiaramente che viene deciso poi dalla persona che appunto vuole salutare il proprio caro. Perciò ricordiamo che nell'anno precedente, nel 2017, soltanto 14 persone hanno usufruito di questo servizio, perciò parliamo veramente di pochissime persone che appunto chiedono un servizio appunto che è quello del commiato. Perciò io veramente rimango basito che ancora si vuole credere, si vuole chiaramente in qualche modo perseguire quelle che sono delle notizie false e becere che vogliono gettare fango a questa amministrazione che semplicemente sta facendo il proprio dovere. Chiaramente tutti possono andare ai cimiteri e salutare i propri cari, però il commiato, ricordiamolo, che è un servizio diverso e richiede appunto un costo aggiuntivo. Perciò veramente tutto il resto è pura strumentalizzazione politica e di questo veramente ce ne tiriamo fuori. Perciò noi voteremo contrari a questa mozione e diciamo ci allontaniamo chiaramente da tutto quello che è strumentalizzazione, insomma, e anche fango verso la nostra sinistra. Grazie consigliere Diaco.